Buonasera e benvenuti alla seconda edizione del nostro telegiornale. Ergastolo per Nicola Mancuso. Oggi pomeriggio la sentenza di primo grado per l'unico imputato per l'omicidio della biancavillese Valentina Salamone, trovata morta a soli 19 anni, ben 9 anni fa, in una villetta di Adrano, impiccata. Vediamo. Nel pomeriggio di oggi la Corte d'Assise di Catania ha condannato all'ergastolo Nicola Mancuso, 33 anni, per l'omicidio della 19enne Valentina Salamone, trovata morta il 24 luglio del 2010 in una villetta di Adrano, impiccata. Il Tribunale ha disposto anche un risarcimento di 50.000 euro a ciascuno dei genitori e di 30.000 euro al fratello e alle tre sorelle della ragazza. La Corte ha così accolto la richiesta del sostituto procuratore generale Sabrina Gambino. In un primo momento il caso era stato archiviato come suicidio, ma poi la Procura aveva avocato le indagini supportate dai rilievi del RIS che hanno convinto i giudici sulla responsabilità omicida di Nicola Mancuso, Nino Salamone e il papà di Valentina. Signor Salamone, la sentenza di oggi certamente non le restituisce sua figlia, ma quella di oggi è comunque una bella giornata per lei. Sì, quella di oggi, la sentenza di oggi è una bellissima giornata. Noi non ci porta, come ha detto lei, nostra figlia indietro, però è una soddisfazione perché mia figlia doveva avere giustizia, perché è giusto che doveva avere giustizia, doveva riposare in pace. Lei ha sempre insistito su questa strada, non si è dato mai vinto, sono passati tra l'altro 9 anni. Il 24 luglio di questo mese, il prossimo mese, fanno 9 anni che noi combattiamo. Io sono stato sempre sull'idea che mia figlia non si era uccisa, perché mia figlia non aveva nessun motivo di fare un gesto del genere. Noi siamo una famiglia unita, non quello che hanno detto, tutte le calunnie che hanno detto loro e il fango che ci hanno buttato a mia figlia. Noi siamo stati una famiglia, io ho altri 4 figli, ce ne avevo 5 con Valentina e Valentina era la più piccola. Noi non abbiamo mai creduto al suicidio, mai, 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 mai. Ma perché questo omicidio? Non lo so cosa è successo. Loro dicono forse per il fatto che si innamorava quasi, ma io non ci credo affatto. Questi sono spacciatori. Io credo che Valentina ha visto qualcosa. Sicuro ha visto qualcosa. Perché non ci credo all'altro. E ora voglio l'ignoto uno. Questo me lo devono cercare, l'ignoto uno lo voglio pure. Voglio tutti coloro che hanno contribuito sulla morte di mia figlia Valentina. Quindi la sua battaglia non termina qui? No, ora incomincia la guerra. La battaglia l'abbiamo vinta una perché è stato condannato all'ergastolo. L'avvocato Dario Pastore ha assistito i familiari della vittima. Diciamo che è un risultato straordinario se facciamo mente da dove siamo partiti. Da una richiesta di archiviazione per suicidio siamo arrivati a una condanna all'ergastolo in primo grado. È stato un percorso lungo, difficile, pieno di ostacoli, ma questa sentenza restituisce giustizia a una ragazza di appena 19 anni uccisa in maniera barbara, a una famiglia che ha lottato con le unghie e con i denti per affermare la verità e, permettetemi di dirlo, restituisce anche l'onore a una ragazza, Valentina Salamone, che non aveva alcuna intenzione di suicidarsi e che è stata barbaramente uccisa. La difesa preannuncia appello. Sì, oggi abbiamo celebrato davvero il funerale della giustizia. Io non sono abituato a commentare oltre, leggeremo la motivazione, ovviamente proporremo l'appello, è una sentenza che credo difficilmente potrà essere confermata perché sovverte tutti i criteri della valutazione della prova. È stato un processo dove molto, molto complesso, un'istruttoria dibattimentale molto approfondita, ma si era già fermato il tutto a 2 sentenze precedenti della Cassazione che avevano sconfessato nella fase cautelare tutte le indagini che erano state fatte, quindi tutte le perizie del RIS che poi tra l'altro furono sconfessate dal perito nominato dal GIP, dal collegio dei periti guidati dal professore Tagliabracci, che avevano detto che non c'era assolutamente la possibilità di considerare sangue la traccia di DNA sotto le scarpe di Valentina. E ripercorriamo adesso tutta la vicenda ripartendo proprio da quella terribile notte tra il 23 e il 24 luglio di 9 anni fa. È la notte tra il 23 e il 24 luglio del 2010 quando il corpo di Valentina Salamone viene trovato appeso ad una trave in una villetta nelle campagne di Adrano, impiccata. Si pensò subito ad un suicidio, quindi l'inchiesta frettolosamente archiviata.
Quel giorno di 9 anni fa non fu un medico legale a refertare, ma una guardia medica che neanche fece un'ispezione cadaverica. Ai genitori avvisati solo nel pomeriggio seguente venne chiesto di disfarsi degli abiti della giovane. Ma troppi punti oscuri ed incongruenze ruotavano attorno a quella storia che di tutto sapeva, tranne che di una donna di appena 19 anni che voleva farla finita. Troppo bella lei, con quello sguardo che probabilmente fece in un primo momento perdere la testa a Nicola Mancuso. Lui, oppresso poi da quella storia, Valentina pare andasse a dire in giro di aspettare un figlio da lui. Oggi per Mancuso l'ergastolo, anche se l'unico imputato al processo per omicidio pluriaggravato in concorso, riaperto dopo 2 anni dalla Procura Generale, si è sempre professato innocente. Valentina sarebbe diventata troppo opprimente per Mancuso, sposato e padre di 3 figli, che avrebbe deciso di rompere quel legame che stava diventando morboso. Fra i due quella sera probabilmente divampò una lite, una discussione sfociata nel sangue, le tracce ematiche, prove schiaccianti, la prova Regina contro Mancuso, il suo sangue sotto la scarpa di Valentina. La giovane fu ritrovata e impiccata con una corda stretta al collo e legata ad una tettoia. Secondo le perizie del RIS portate al processo, la posizione della corda, il tipo di nodo al cappio, quel legaccio troppo in alto per essere raggiunto da una ragazza alta 1,62 m, e poi la presenza di sangue nella vittima del suo presunto omicida e di un ignoto uno maschio, oltre alla traiettoria degli schizzi, permisero di escludere il suicidio. Secondo i militari, la scena del delitto sarebbe stata manomessa. Valentina avrebbe perso sangue quando era ancora sdraiata, solo dopo sarebbe stata lasciata appesa dai suoi assassini. Nicola Mancuso era stato chiamato in causa anche da un pentito belpassese, il boss Aldo Navarria, il quale avrebbe raccolto la sua ammissione di colpevolezza. «E che dovevo fare? Meglio la sua che la mia famiglia». Queste le parole che avrebbe pronunciato Mancuso, oggi testimone della sentenza che conclude il processo di primo grado. Cambiamo argomento. La vertenza DAC, la proprietà, annuncia l'avvio delle procedure fallimentari. Intanto stamani un incontro a cui erano stati invitati i parlamentari nazionali e regionali, al quale però ha preso parte soltanto il deputato Angela Foti, al tavolo di confronto anche i vertici aziendali, il sindaco di AC Catena Oliveri e di AC Reale Ali. Vediamo. Al tavolo di concertazione, l'ennesimo sulla vertenza DAC di AC Catena, tenutosi nella sala giunta del municipio, ha pesato l'assenza della deputazione nazionale e regionale invitata dal sindaco Nello Oliveri per meglio definire il già doloroso percorso di chiusura della nota azienda specializzata nella produzione di stoviglie monouso. All'incontro si è presentata solamente l'esponente regionale dei 5 Stelle, Angela Foti, assente il resto delle forze politiche elette nel territorio, un'assenza che non è passata inosservata tra i lavoratori in attesa di novità. Al tavolo era presente l'azienda, i massimi vertici, i sindacati di categorie e il sindaco di AC Reale Stefano Ali. Nocciolo della questione, la cassa integrazione per i 130 lavoratori senza stipendio da 4 mesi e l'ipotesi blanda di riconvertire gli impianti industriali e rimettere in moto la produzione utilizzando materiali alternativi alla plastica bandita dalla Comunità Europea. L'impresa ha subito chiarito che intende avviare le procedure fallimentari, dichiarazione che ha spiazzato i sindacati in quanto rimette in discussione l'iter degli ammortizzatori sociali, complicando ulteriormente la vicenda. Un conto è l'annunciata cessata attività, di fatto in atto, altra cosa è il fallimento. La tassa si ingarbuglia sempre di più, occorre trovare strade alternative a garanzie dei lavoratori che segue un preciso schema procedurale. La delusione del primo cittadino catenato di una vicenda lunga e tortuosa. La mancata partecipazione da parte di tutti i parlamentari è una sconfitta per la politica. Noi abbiamo indetto questo tavolo tecnico, io e il collega Lì, delegato dal prefetto, e questo tavolo era la continuazione di quanto avvenuto già una settimana fa. Il prefetto aveva messo nelle mani dei sindaci la continuità. Avevamo investito la politica per renderla partecipe ai problemi reali, ciò si vede che non si è voluto avere da parte loro la giusta sensibilità ad attenzionare questo caso. Ne prendiamo atto. Siamo, come dire, un attimino fiduciosi perché attendiamo prossima tappa di essere convocati dai Ministeri del Lavoro e delle Attività Produttive, nonché dalla regione siciliana per trovare una soluzione. I sindacati di categoria seguono con la massima attenzione l'avvertenza e non disperano di trovare strade alternative a tutela dei posti di lavoro. Mentre stavamo pensando a un processo a divenire per arrivare a una riconversione l'anno prossimo in cui trovavamo dei fondi e si sarebbe potuto fare, adesso questo non è più possibile. Però esiste una cassa integrazione, cosiddetto decreto Genova, che prevede che anche per cessazione attività i lavoratori possono usufruire di 1 anno di cassa integrazione. Questo darebbe a noi modo di tenere
i lavoratori uniti con un sostegno e poi l'azienda andrebbe a fare una procedura concorsuale nominando un curatore, un soggetto che gestirebbe tutto il processo dell'eventuale fallimento nella ricerca di un eventuale potenziale acquirente. La parlamentare pentastellata Angela Foti, per quanto di sua competenza, ha assicurato il proprio sostegno nei tavoli regionali. Si può pensare, e a questo stiamo pensando, intanto ad un'audizione in quinta commissione in assemblea regionale, perché il Dipartimento Lavoro che ho interpellato mi fa sapere che sarebbe stato ben disposto ad attivare i corsi formativi, volendo anche anticipando le somme, dato che l'azienda insomma, ha delle difficoltà abbastanza consolidate che ci ha rappresentato, ma se non si presuppone una ripartenza dell'impianto questa procedura non può essere attivata. Quindi è emersa da parte dei lavoratori, rappresentati dai sindacati, la volontà non semplicemente di andare in disoccupazione o di fare una finta cassa integrazione, ma di voler rilanciare in qualche maniera l'impianto. Parliamo adesso del piano di investimenti triennali della Camera di Commercio. A gennaio 2020 Catania avrà un centro fiere sul modello degli enti di Milano, Rimini e Verona, strutture che portano lavoro e ricchezza. Lo annuncia il numero uno della Camera di Commercio del Sud-Est, Pietro Agen, lanciato un avviso pubblico per interesse d'acquisto di un'area. Potrebbe trattarsi del centro commerciale all'ingrosso di Bicocca, spesa massima prevista 5 milioni di euro. Cosa cerchiamo? Un immobile che sia minimo 8.000 metri quadri, proprio il minimo dei minimi, l'ideale sarebbe intorno ai 10-12.000 metri quadri, che abbia un'altezza di almeno 8-9 metri, perché altrimenti è difficile movimentare le merci, che abbia ampi parcheggi, che abbia possibilità di ampliarsi, perché noi siamo convinti che un ente fiera seria nel giro di una decina d'anni diventa di 30.000 metri quadri, sull'esperienza di altri, e soprattutto cerchiamo una struttura che sia collegata molto bene sul piano viario e perché no un domani anche sul piano ferroviario o metropolitano, che noi consideriamo più o meno la stessa cosa. Ci arriveranno le offerte in base alla qualità del prodotto, in base al prezzo sceglieremo, ma qui i termini saranno molto veloci perché in 30 giorni arriveranno le offerte, li esamineremo, quindi diciamo che noi a fine settembre, primi di ottobre saremo in grado probabilmente già di decidere di comprare. Il piano di investimenti triennale presentato oggi contempla su Ragusa, nel rispetto di una vocazione conclamata, un'alta scuola di formazione enogastronomica. Anche qui tempi celeri. I locali in questo caso nel capoluogo ibleo sono già di proprietà dell'ente camerale. La spesa si aggira sui 2 milioni circa. Una cultura dell'alimentare che è spaventosa, incredibile. Non per niente i primi stellati in Sicilia sono stati tutti nel ragusano. E allora qui abbiamo puntato su una scuola di alta formazione enogastronomica, per farvi un esempio. Per esempio l'Alma di Parma o l'Università dei Sapori di Perugia, che noi visiteremo nelle prossime settimane, in modo da acquisire tutto il know-how possibile prima di fare l'investimento, conoscere su cosa dobbiamo investire. Qui abbiamo un vantaggio, probabilmente abbiamo già l'immobile, perché noi possediamo come Camera di Commercio una struttura di 2000 metri quadri abbandonata da circa 20 anni. Dove si trova esattamente? Si trova proprio in una zona semicentrale di Ragusa e quindi è molto facile andare a fare una trasformazione. Chiaramente dopo aver visitato le altre strutture andremo a verificare la staticità, andremo a fare le opere eventualmente, mentre si fanno i lavori si mette anche in condizione antisismica. Il resto delle somme individuate per il triennio, 10 milioni in totale, servirà a mettere in mano al progetto di un pala congressi a Siracusa, per la realizzazione del quale in futuro saranno previste ulteriori somme. E lanciando però prima un bando internazionale, stimolando tutto il mondo della grande architettura a venire a sognare con noi questo ponte fra passato e futuro, no? Che vi posso dire, il Parco della Musica o il Maxi di Roma, la realizzazione del porto di Genova, del magazzino dei cotoni, oppure altre opere che si sono viste in Germania o in Inghilterra estremamente spettacolari. Quindi un'architettura moderna che diventi il ponte fra passato e futuro, chiaramente rispetto alle altre più impegnativa. I 10 milioni di euro che abbiamo messo a bilancio certamente bastano per le prime due e basteranno probabilmente per la parte progettuale.
parliamo adesso di un'eccellenza pedarese unica italiana in gara alla fine mondiale di Dance World Cup in programma in Portogallo. Il ballo nel sangue. La danza come ragione di vita e attività professionale. Maria Ilenia Verdi, 28 anni, pedarese, ha ricevuto oggi in municipio dal sindaco Antonio Fallica, in presenza del presidente del Consiglio Comunale Mario Laudani, della consigliera Milena Verdi e del deputato all'Arsa Alfio Papale, l'investitura di ambasciatrice dello sport del comune di Pedara. Mai la comunità pedarese aveva conferito tale onorosa carica e se con gioia ha scelto Ilenia, un motivo c'è. La giovane campionessa infatti di danza rappresenterà l'Italia alla finale mondiale della Dance World Cup in programma a Braga, in Portogallo, la prossima settimana. Ilenia ha ottenuto l'accesso alla fase conclusiva della Coppa nella categoria Moderno Senior, conquistando il primo posto alla finale nazionale diretta da Marika Reddu. Come dire, doppio onore. Partecipare a questo tipo di competizione per me è una soddisfazione immensa. Confrontarmi con ballerini provenienti da tutto il mondo, conoscere nuovi stili, conoscere nuove realtà, è questo quello che mi emoziona più in assoluto. Poi anche perché rappresenterà l'Etna, quindi il fuoco dell'Etna, la voglia di emergere, no? Sì, esattamente, sarò appunto l'unica nella mia categoria italiana e questo mi emoziona tantissimo, sono entusiasta. Dall'età di 5 anni balla, sì. Tanti sacrifici per raggiungere, diciamo, il top, anche se bisogna guardare sempre avanti, non ci si ferma mai. Sì, assolutamente, la danza è prima di tutto disciplina, sacrificio, sia da parte mia che da parte dei miei genitori e di tutte le persone che mi stanno accanto, quindi ringrazio proprio loro. Se sono riuscita ad arrivare a questo livello è grazie appunto ai sacrifici miei e della mia famiglia. La danza si dice libera il corpo, ma certamente aiuta a stare bene anche con se stessi. Sì, assolutamente, la danza mi ha fatto acquisire una consapevolezza, una sicurezza proprio del mio corpo a livello espressivo. Quando ballo non provo nessun tipo di vergogna, sono libera e sono felice. Abbiamo già detto siciliana che rappresenterà l'Etna, l'Italia eccetera, ma cosa significa essere ambasciatrice? Essere ambasciatrice è un ruolo importantissimo perché rappresento la nazione italiana, quindi cercherò di portare alto il nome dell'Italia, il nome della mia nazione e anche di Pedara, dato che... Per chi capisce poco di ballo ma che apprezza, qual è la disciplina? Io mi esibirò nella categoria senior moderno, anche se studio anche danza classica e danza contemporanea, in questo tipo di competizione gareggerò contro la categoria moderno. Come si dice, in bocca al lupo in questi casi? Esatto, crepi il lupo. Conferendo la nomina di ambasciatrice per lo sport del comune di Pedara, il sindaco ha sottolineato come a Braga, in Portogallo, Maria Ilenia Verdi non sarà da sola, ma sarà sostenuta da 14.600 abitanti, tutti quelli di Pedara, orgogliosi di questa ragazza cresciuta alle pendici dell'Etna tra la musica e la danza. Cambiamo argomento, parliamo adesso delle opere di copertura e riqualificazione del pattinodromo di Contrada Tupparello da Cireale. Il pattinodromo di Cireale di Contrada Tupparello, una volta completati i lavori di riqualificazione e copertura della struttura, si collocherà tra i migliori impianti del Mezzogiorno, l'unico da Roma in giù in cui sarà possibile praticare questa disciplina sportiva anche in inverno. Stamani nella sala stampa del Palazzo Municipale, consegna dei lavori alla ditta che si è aggiudicata l'opera finanziata con 1 milione di euro, ci sono voluti 7 anni di succedersi di 3 amministrazioni locali prima che il progetto venisse approvato e sostenuto economicamente, tanto che ad un certo punto, ironia della sorte, di finanziamenti ne vennero concessi 2, uno statale, l'altro regionale, entrambi di pari importo, suddivisi poi tra il pattinodromo e la sistemazione della pista di atletica dello stadio. Quando niente, quando troppo. Un decisivo passo avanti verso l'ammodernamento dell'impiantistica sportiva della città che lascia ben sperare per il futuro. E dobbiamo essere bravi a intercettare queste risorse. Questo è un progetto che ha avuto un iter certamente tortuoso che parte dal 2011, però bravi davvero tutti i protagonisti che sono riusciti a intercettare
intercettare queste risorse, bisogna fare tesoro del modus operandi che è stato portato avanti qui ad Acireale nell'interesse, credo, non solo della città, dei cittadini, ma soprattutto interesse anche dell'attività sportiva e anche soprattutto dell'attività sportiva agonistica, che lo voglio anche sottolineare, riesce, è un buon fiore all'occhiello della nostra terra, della nostra isola, e che riesce a sfornare, nonostante mille difficoltà, riesce a sfornare davvero grandi campioni, e ovviamente di questo noi siciliani dobbiamo esserne fieri. Per l'occasione da Acireale sono sbarcati i massimi responsabili della Federazione Italiana di Rotellistica, così il vicepresidente Michele Grandolfo. È già un centro federale acquisito per la nostra federazione, con la copertura finalmente risolveremo il problema della incostanza del clima, e per cui, garantendo un'attività costante per tutto l'anno, potrebbero essere fatti programmi di crescita e di sviluppo in questa zona della Sicilia, che è storicamente una delle zone più importanti per la nostra federazione. Il pattinodromo coperto consente ai tanti appassionati di questo sport di allenarsi anche nella stagione invernale, contribuendo così a sviluppare il talento dei tanti giovani pattinatori. Ce l'abbiamo fatta, oggi ieri è venuta la firma del contratto, oggi la consegna delle chiavi alla ditta che si è aggiudicata dal patto. Ringrazio tutte le amministrazioni che si sono succedute in questi 7 anni, sono 3, perché ognuno per la propria parte ha fatto tanto, ma un ringraziamento particolare lo estendo a Nino Garozzo, perché è stato colui che ha creduto nel progetto del pattinodromo e nel progetto della pista di atletica quando 7 anni fa mise in moto la macchina burocratica per poter partire con i due progetti. Il sindaco di Acireale Stefano Li esprime soddisfazione per l'importante traguardo. Un'opera che viene continuata sulla base di quello che noi abbiamo trovato, che abbiamo trovato sia dall'amministrazione precedente ma anche dall'amministrazione Garozzo, perché c'è qui anche la dottoressa Arcidiacono, che è stata la progettista del progetto fatto a settembre del 2011, con cui si è dato il via a quest'opera, quindi questo progetto risale a quei tempi. I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale hanno arrestato nella flagranza il 26enne catanese, lo vedete in foto, Giovanni Turrisi, già aggravato da precedenti in materia di reati contro il patrimonio, poiché è ritenuto responsabile di furto aggravato. Stava portando a spasso in via Canfora il proprio cane, un pitbull di 3 anni, lo vedete in questa foto, si chiama Raul, quando, scorgendo un ciclomotore elettrico nell'androne di un palazzo, ha pensato bene di forzare il blocco accensione e rubarlo con lo scooter acceso e trascinandosi dietro il povero cane al guinzaglio, e si è allontanato dal luogo, ignaro che un cittadino, avendo visto tutta la scena e scorgendo in fondo alla strada una gazzella, ha avvertito i militari, descrivendo ladro, cane e motorino. Questi, vedendosi inseguito dai militari, invece di fermarsi, ha forzato l'andatura del mezzo, stremando l'animale fino in via Gabriele D'Annunzio con l'angolo via Musumeci, dove è stato bloccato ed ammanettato. Il cane è stato rifocillato dopo che aveva rigurgitato del cibo e consegnato alla madre dell'arrestato. Parliamo adesso di responsabilità medica. Stamani medici e giuristi a confronto. La responsabilità in ambito sanitario resta un tema attuale delicato. Se da un lato vi è la necessità di tutelare il paziente, dall'altro vanno create le condizioni che consentano al medico di operare in tutta serenità. Ma l'ultima legge, la numero 24 2017, non avrebbe centrato l'obiettivo di contemperare le due fondamentali esigenze. E quanto emerge dai punti di vista degli esperti in materia, avvocati, medici ed accademici riuniti oggi a Catania? Nessun vantaggio ed i contenziosi sono aumentati. Professore, lei è un medico legale e dal suo punto di vista la riforma Gelli cosa ha comportato a distanza di 2 anni? Qual è il bilancio? Ma devo dire che io ho una voce stonata rispetto al coro propositivo degli altri colleghi. Io credo che la riforma ci volesse, ha degli spunti innovativi, alcuni sono stati tracciati questa mani dal presidente Travaglino, sono certamente l'importanza della introduzione della gestione del rischio, però devo dire che per il resto condivido le preoccupazioni del giudice. Il problema non è depenalizzare e spostare l'attenzione e l'asse sul civile, ma evidentemente, probabilmente, indennizzare il danno, pur lasciando la prerogativa dell'azione penalistica in alcuni casi specifici. Penso ad esempio a un abbandono terapeutico, che è una qualche cosa che non viene quasi mai sollevata nelle aule di tribunali. Fra i relatori il PM della Procura di Catania, Agata Santonocito, che ha sottolineato la vacatio normativa, i ritardi e l'assenza ad oggi di linee guida e la conseguente impossibilità
per il giudice di applicare la legge. Dal punto di vista civilistico, su cui la riforma ha trasferito il tema della responsabilità medica, l'avvocato Cassella spiega. In sede civile è stata introdotta dalla legge Gelli un strumento importantissimo che è lo strumento dell'accertamento tecnico preventivo, che consente al paziente di anticipare anche l'accertamento della condotta colposa nella fase iniziale e di non aspettare quelle che sono le lungaggini di un processo per vedere riconosciuta la responsabilità del medico. Critico anche il penalista Granata. Paradossalmente il decreto Balduzzi, operando in fatto di colpa lieve sul piano del l'imperizia, imprudenza e negligenza, aveva un ambito più ampio. Oggi è davvero difficile, afferma l'avvocato, assistere legalmente il medico con conseguenze anche per il paziente. Il non intervento. Il non intervento oppure la prescrizione di analisi e di indagini diagnostiche che hanno un loro costo, non solo economico ma anche per la salute del paziente, perché una TAC significa radiazioni, ma ormai il medico la fa, la prescrive, la chiede per essere tutelato. E Don Alessandro Di Stefano, il nuovo parroco di San Leonardello e Tre Punti di Giarre, lo si apprende dalla pagina Facebook della parrocchia Maria Santissima della Libertà. Di Stefano, attualmente parroco a Sant'Alfio, sostituirà padre Luigi Privitera, dimessosi a seguito dello scandalo a sfondo sessuale che ha portato all'arresto del noto pianista di fama internazionale Gianfranco Pappalardo Fiumara per presunta estorsione nei confronti del religioso con il quale intratteneva una relazione omosessuale. Alessandro Di Stefano avrà il compito di restituire serenità alle comunità religiose scosse dallo scandalo e dal clamore mediatico. Parliamo adesso del progetto Graficamente. L'arte come strumento di integrazione e comunicazione anche nella disabilità e nelle situazioni che riguardano minori in difficoltà per il loro vissuto. La mostra dal titolo Graficamente, da oggi visitabile al Teatro Machiavelli di Piazza Università, è frutto del lavoro di 27 ragazzi della Fondazione ODA, protagonisti di un progetto di scoperta di 7 siti UNESCO della Sicilia. Un percorso durato alcuni mesi ed i disegni e le realizzazioni esposti sono la traccia di quanto fatto. Un'esperienza di grande valore, spiega la mamma di una ragazzina. Io sono entusiasta, ho ringraziato tanto perché hanno dato tanto ai nostri figli. Hanno bisogno questi ragazzi di uscire dal loro stand che dicono sono disabili, non devono fare niente. No, è sbagliato. Il laboratorio artistico educativo è stato realizzato grazie alla collaborazione dell'Accademia delle Belle Arti di Catania, 27 ragazzi, un tutor per ciascuno. Partendo dai bozzetti realizzati, i ragazzi dell'ODA hanno prodotto dei manufatti artistici utilizzando varie tecniche. Il CNR e l'Istituto Chiossone di Genova sono stati chiamati a valutare la corrispondenza del disegno al canone di accessibilità richiesto dagli obiettivi progettuali per la fruizione dei siti. Direttore, poc'anzi parlando con la mamma di un utente e di un ragazzo che ha partecipato, ci ha detto che questi tutor sono stati davvero speciali. È vero, i nostri tutor, che poi sono i nostri studenti fondamentalmente, io ho avuto modo di dirlo in diverse occasioni ultimamente, se noi docenti siamo il motore dell'Accademia, i nostri ragazzi sono in maniera assoluta la benzina. Senza di loro non possiamo fare nulla, non faremmo nulla, tutto quello che facciamo lo facciamo per loro e siamo contenti quando il feedback è di questo genere. Obiettivo: far conoscere il patrimonio UNESCO siciliano anche a chi, altrimenti per condizioni di disagio psicofisico, di povertà educativa ed economica, ne sarebbe escluso. E questo è quello che poi emerge come risultato finale? Sì, abilitante, ma soprattutto di inclusione sociale sotto, tra l'altro, un profilo molto originale e anche altamente qualificante e professionalizzante. Si tratta appunto di un percorso sensoriale al quale i ragazzi già sono abituati, ma con che poi, come dire, si traduce in una serie di, io le definirei comunque opere d'arte, che sono appunto manufatti che ritraggono quelli che sono i 7 siti dell'UNESCO. Parliamo adesso di una protagonista del prossimo weekend a Sant'Alfio, la ciliegia dell'Etna. La ciliegia è un frutto, ma per i coltivatori è un vero e proprio gioiello. E se di ciliegie dell'Etna parliamo, ecco che il gioiello assume il colore rosso fuoco del Mongibello. Sabato e domenica prossimi, per l'11ª volta, Sant'Alfio, comune di 1600 anime, terrazza sull'Etna, uno tra i borghi più apprezzati del vulcano attivo
più alto d'Europa, sarà protagonista con la ciliegia, mostramercato del gioiello dell'Etna, che caratterizza da sempre la comunità sant'alfiese che alle 17.30 di sabato, oltre a inaugurare l'undicesima edizione della ciliegia, darà il via alla nona infiorata tra fiori e frutta. Un lungo weekend che coniuga economia, turismo, tradizione agricola e culturale, vivere e stare bene, paesaggi mozzafiato, mostre del ferro battute e di pittura e, perché no, l'aria fresca e pulita della montagna etnea, un mix di sapori e colori, di musica e sorrisi. E anche quest'anno riproponiamo questa sagra, è un modo per, diciamo, offrire ai produttori la possibilità di far conoscere la ciliegia dell'Etna, una ciliegia di grandissima qualità che da qualche anno ormai ha ottenuto anche riconoscimento DOP, quindi ha delle caratteristiche particolarissime date soprattutto dal territorio vulcanico, che gli conferisce delle proprietà organolettiche uniche. Anche quest'anno quindi avremo tantissimi produttori che esporranno. Vorrei ricordare il fatto che la produzione della ciliegia negli ultimi anni si è molto intensificata a Sant'Alfio, ci sono addirittura delle aziende che ormai si sono organizzate anche dal punto di vista tecnologico, e avremo anche il supporto del consorzio di tutela della ciliegia dell'Etna. Anche quest'anno la manifestazione avrà tanti momenti, oltre all'esposizione e alla vendita delle ciliegie avremo momenti di cultura, momenti dedicate all'arte, alla gastronomia, e avremo anche tanti spazi per i bambini, per i più piccoli, quindi è una manifestazione che è adatta anche alle famiglie. E poi l'infiorata, che sta diventando anche questa una caratteristica di questa piccola comunità, che però accoglie sempre tutto l'anno tanti turisti, tanti visitatori. Assolutamente sì, l'infiorata forse è una delle cose che è più gradita dai nostri visitatori. Siamo già arrivati alla nona edizione è bello anche il contesto dove noi la realizziamo, perché parliamo del centro storico e quindi abbiamo la strada in pietra lavica che si offre molto bene a valorizzare questo tipo di manifestazione. Abbiamo già affrontato in realtà l'aspetto economico della sagra della ciliegia, lei ha già detto che qui si sta pure intensificando la lavorazione. Quanto è importante per la comunità di Sant'Alfio tornare alle origini e rimanere ancorata alle origini con la produzione dei prodotti locali? Ma è molto importante, noi abbiamo Sant'Alfio ha delle tradizioni economiche basate proprio sull'agricoltura, poi diciamo che un po' si era persa questa tradizione, ora sta ritornando, e la ciliegia è forse uno dei prodotti che sta più in questo momento diffondendosi, e ripeto, la cosa importante è che si punta sulla qualità, cioè noi abbiamo oggi una ciliegia che viene esportata proprio in tutta Italia ma anche fuori dall'Italia, e porta anche il nome di Sant'Alfio, e questo ci fa molto piacere e ci rende anche felici da questo punto di vista. Sabato, dopo l'inaugurazione, la degustazione gratuita di riso alla ciliegia, poi spettacoli musicali a sera, per ripartire tutti domenica mattina alle 9.30 con l'apertura della seconda intensa giornata della mostra mercato Ciliegia Gioiello dell'Etna. Sbandieratori mattina e pomeriggio, corteo in costumi d'epoca con la rievocazione del passaggio della regina Giovanna, spettacoli, gruppi folk, animazione per i bambini alle ore 20, l'assaggio gratuito della torta di ciliegie. Anche perché ci sono diversi spettacoli, poi oltre ovviamente la sagra c'è un artigianato particolare, quest'anno come novità c'è lo street food, quindi vari tipi di alimenti per poter trascorrere una giornata tranquilla a Sant'Alfio. Una notizia adesso che arriva da Roma: le norme per salvare Catania dal dissesto finanziario in cui ci è stata consegnata sono diventate legge dello Stato, lo ha detto il sindaco Salvo Pogliese, il sindaco di Catania, commentando la votazione definitiva al Senato della legge di conversione del decreto legge crescita. E adesso parliamo degli argomenti di cui si parlerà stasera in occasione della trasmissione L'Intervista. Impianti sportivi e grandi eventi sono questi alcuni degli argomenti affrontati con Sergio Parisi, assessore allo sport del Comune di Catania, che appunto sarà intervistato da Filippo Romeo. Appuntamento questa sera alle 20.20, alle 23.30 con replica nei prossimi giorni. Rieccoci per la chiusura del nostro telegiornale, non prima però di avervi informato di un appuntamento culturale. Domani, a partire dalle 19, presso la Galleria del Credito Siciliano di Acireale, ci sarà la mostra L'Antologica. Prenderà avvio il quinto itinerario del progetto antologico di New Link, dedicato all'artista siciliano Francesco Patanè. All'incontro prenderanno parte Michelangelo Patanè, magistrato, nonché figlio
del maestro, Luca Scandurra, editore, ideatore e coordinatore del progetto espositivo, Angelo Cavallaro, CTO UBIC SRL, Ornella Fazzina e Michele Romano, entrambi storici dell'arte, docenti dell'Accademia dei Beni Culturali di Catania e curatore e curatrice della mostra in questione. Adesso ci fermiamo, c'è la pubblicità. Una buona serata a tutti e le previsioni meteo. Ancora bel tempo sulla Sicilia nella giornata di venerdì 28 giugno 2019. Il sole splenderà ovunque, i mari saranno calmi. Tipicamente estive le temperature previste. A Catania la colonnina di Mercurio oscillerà tra la minima di 24 e la massima di 34 gradi, il picco più alto ad Agrigento con 36 gradi di massima.